Cosa penso di chi gioca ai videogiochi? Ma non ha altro da fare? Cioè, non so neanche che divertimento si proverebbe a giocare ai videogiochi. Non è più semplice giocare magari, che ne so, un burraco, una dama, non so, cioè, non saprei. Spero che il mio insegnante abbia più di 6-7 anni, non so, non saprei. Cosa farò per distrarlo? Non lo so, sono molto istintiva, dipende. Dipende appunto chi ho di fronte. Non so se imparerò qualcosa, però mai dire mai nella vita. Vediamo, proviamo, è un gioco. La mia valutazione del gioco, a parte che mi bruciano ancora gli occhi, troppi colori, troppo sangue, zombie, speriamo di non avere degli incubi stanotte. Quindi, cosa abbiamo giocato, scusa? Non mi ha colpito abbastanza. La mia valutazione sull'insegnante, che appunto non è un ragazzino, quindi ha più di 7 anni, 8 anni, si chiama Alessandro, simpatico ragazzo, anzi forse simpatica la cresta, perché comunque c'è questa cresta alla Balotelli, tutte queste cose. Sarà bravo, anzi non sarà, è bravo, però io sono riuscita a distrarlo e quindi ha perso. A volte l'allievo batte come si dice in italiano, a volte l'allievo supera il maestro.